Una partita combattuta in modo maschio e senza esclusione di colpi qui sul campo del Dormeletto che si è conclusa 1-0 per il Dormeletto contro il Vigliano, ma passiamo subito alla cronaca. Al quarto minuto Cabrini del Vigliano prova a concludere con un gol una discesa minacciosissima dei compagni di squadra verso la porta avversaria, ma il tiro è troppo debole e il portiere intercetta. Al 19° minuto arriva un'ottima occasione di segnare per il Dormeletto, va circa su assist di Vezzu, prova a mandare la palla in rete ma l'azione non finisce con un gol. Al 28° minuto ritorna al contrattacco la squadra ospite, sempre con Cabrini che con un cross potentissimo vicino al limite dell'area di rigore prova a sbloccare la partita, ma calcia una palla troppo alta e l'azione non va a segno. Al 31° minuto la squadra di Arezzo non molla, poiché Caravello su assist di Piccirilli prova a prendere al balzo un'ottima occasione di segnare, ma non riesce ad intervenire in tempo sul pallone. Al 35° minuto Virga del Vigliano prova a sbloccare questo match, ma non riesce ad intervenire in tempo sulla palla. Secondo tempo, al 47° minuto Rossoni della squadra allenata da Poma su assist di Tinaglia prova a segnare, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Al 63° minuto Tinaglia prova a finalizzare con un tiro da brivido, un pressing incredibile contro il Vigliano da parte dei compagni di squadra, ma anche questa volta il risultato rimane invariato. Al 69° minuto ci riprova di nuovo Tinaglia della squadra ospitante a mandare la palla in rete, che dopo aver provato a dribblare su Giordano del Vigliano calcia una bella palla che però finisce di poco fuori la porta. Al 72° minuto arriva il primo gol di questa partita, Rossoni su assist di Baghdadi segna questo gol e manda in vantaggio il Dormeletto sulla squadra ospite. Ormai ci avviamo verso la fine e le occasioni da ambe le parti non mancano. Caspita che tensione, quando ormai entriamo nella fase degli ultimi minuti di recupero, Vezzu dei bianchi del Dormeletto prova a chiudere definitivamente la partita provando a segnare l'ultimo gol decisivo, ma l'azione non va a buon fine. Comunque il Dormeletto porta a casa questa partita e soprattutto questi 3 punti importantissimi per la classifica generale.